I miei stanno subito partendo. Eccoli. No. Ciao a tutti creeper, io sono Cerofi e quest'oggi siamo qui con Antmaster in questo nuovo epico minigame che si è inventato lui e al quale mi ha invitato a partecipare. Faremo entrambi un video e quindi andate sul suo canale a vedere la sua parte. Questa sarà la battaglia più epica in questo campo da battaglia costruito da me e non da Celofi, Epico! no, a parte gli scherzi l'ho costruito io. E quindi niente, oggi ci scontreremo in questo esercito. Ovviamente è inutile dirvi che il mio esercito sarà molto più potente e sconfiggerà quello che sta Vedremo, vedremo. proprio lo arena proprio terra bruciata. Avremo a disposizione Antmaster 1, Antmaster 2, Antmaster 3, Antmaster 4, Antmaster 5 e Antmaster Titano. Mentre lui avrà a disposizione Celofi 1, Celofi 2, Celofi Eccoli 3, qua, li vado a fino al prendere. 5 e fino a Celofi Titano. Se lo Sì. fai titano si può piazzare, o se lo fai titano, Antmaster titano, si può piazzare una sola volta. Quindi una volta sola, se lo fai, mi raccomando. Ok. E niente, allora, iniziamo proprio piazzando il titano. Come Sì, vedete, ok. non è simmetrico e questa cosa mi dà alquanto fastidio. Non è simmetrico, No. intanto. Fastidio. Vabbè, fa niente. Sistemiamo tutto, sistemiamo tutto. Ah, non fa niente. No, no, io lo... Deve fare qualcosa. Allora, quindi eliminiamo il mio titano, ok, lo mettiamo un po' più Più o meno simmetrico. qui, direi. Sì, più o meno direi proprio esatto qua a Ok. posto. Ho messo Eccolo qua. tutti gli NPC in pausa comunque. Ok, Se no si bravissimo. attaccano subito. Allora, come vedete, Antmaster Titano ha vissuto grandi battaglie, ha una spada lunghissima pronta a infilzarla su quel Selophy Titano che guarda dall'altra parte, così, in realtà anche il mio guarda, È cioè vero, non non si si vogliono guardare. vogliono guardare, però vabbè. Mettilo un po' più avanti, forse sarebbe meglio così. Ok, E aspetta. niente, allora adesso ci lasciamo un attimo in pace così noi possiamo finire Ok. i nostri cosi da battaglia. Ok, ragazzi, adesso che siamo separati possiamo far partire tutta la situazione qua in segreto. Allora, cominciamo con il numero 5 che sono dei fantastici arcieri, giusto? Cominciamo a mettere degli arcieri su delle torri, mamma mia, epico proprio. Scontro fra titani, letteralmente. Mettiamo gli arcieri qui, non troppo in alto, se no è OP. E poi sotto ci mettiamo tutte le varie truppe che menano a terra. Guarda qua, stortissimo, eh? Ma fa niente, dai. Direi che ne posso mettere. Boh, basta così. Ok, cominciamo a mettere quelli. Ancora un paio di arcieri, direi, che attaccano a distanza. Guardiamoci un po' a vicenda perché magari poi ne metto due e lui ne mette 15, che ne so. Quindi cominciamo a fare così. Poi abbiamo il numero 4 che sono i Celofi Ragno, guarda qui che epico. Mamma mia, che saltano, sono fortissimi. Ne mettiamo così, ma neanche troppi. Poi, invece abbiamo i Celofi 3 che sono i tank, quelli con 120 di vita che menano un casino e sono fortissimi, che metterò tutti qua dietro che arriveranno alla fine. Poi abbiamo i due che sono quelli con la spadona, giusto? Mamma mia, anche questi sono belli forti. Ecco qua. E magari anche un paio di più, dai. Vediamo un po' lui. Lui sta mettendo tutto ammucchiato. La sua tecnica sarà letale, non lo so. Vediamo un pochino. E poi ci sono quegli stupidi qui, che dovrebbero essere stupidi in teoria. Poi boh, non ho idea. Hanno un coltellino, perché di vita hanno uguale a questi. Non so cosa cambi molto, sinceramente. Però vediamo un po'. Ne mettiamo tantissimi di questi, mamma mia, proprio un casino devono essercene. E poi la cosa bella è che lì in mezzo ci dobbiamo mettere tutte le varie trappole per ostacolare gli altri. Il problema è che sono sicuro che ostacolerò soprattutto me stesso. E questo è sicuro proprio. Allora, vediamo un po'. Guarda lui, sta facendo una cosa precisissima. Mamma mia, è che è? Ne devo mettere parecchi di più. No, davvero. Guarda. Di più, di più, di più. Poi. Molti più spadaccini. Secondo me laggerà il server è un casino. Ne stiamo mettendo troppi. Adesso vediamo un po'. Tantissimi di questi. Mi sa che lui. Se, guarda lì. Sì, le torri. Poi. Altri tank allora. Pure altri tank. Guarda qua come si ammassano proprio l'uno sull'altro. Di più. Di più. Ok, forse troppi. Voglio rimettere altri cecchini. Altri arcieri, cioè. Che sparano anche tipo 3 sulle torri, ma sì, di più dai, di più è meglio. Guarda qua, le torri piene. Ok, forse così sono troppi, togliamo almeno quello al centro, leviamolo.
guardate la sua tecnica, adesso lo copio, perché lui sta mettendo davanti quelli tosti, quindi anch'io faccio la stessa cosa. Un po' di me... sì, ma lui ne sta mettendo 100.000. Ok, direi che può bastare. Secondo me io ne ho messi di meno. Però boh, vedremo cosa succede. Ci butto altri ragni in mezzo, perché sì. E altri alceri pure, che stanno in fondo e cecchinano. Poi... boh. Basta, credo. Di più, ancora, perché no, dai. Ok, direi che... c'è un esercito di cloni qua. Mamma mia, la guerra dei cloni, ragazzi. Ok, adesso è giunto il momento delle trappolozze. Ci mettiamo in survival e mettiamo varie trappole. Ad esempio, queste spine qua sono fantastiche. Se noi le mettiamo qui e qui, i miei simpatici amici ci passeranno sopra e non si faranno nulla. Ma i suoi che arriveranno ci andranno sopra, secondo la mia teoria. Poi boh, vediamo che roba avviene. Vediamo un pochino. Secondo me faccio solo che danni e ammazzo i miei stessi soldati. Poi abbiamo delle sabbie mobili che non saprei come usare, sinceramente. Un bel po' di filo spinato. Il problema è che ci vanno a finire i miei soldati e non è saggia come idea. Vabbè, i miei poveri cloni. Proviamo. Lui sta scavicchiando qualcosa. Non so neanche bene che... Ah, credo che questi siano dei blocchi. Questi qua. Sono dei blocchi che fanno cascare la gente. Però mettili qua, non è... una cosa furba, quindi mettiamoli un po' più avanti. Ok. Non, secondo me ci cascono i miei amici, però vabbè. Poverini. Quindi scaviamo il buco, ma non scaviamo... Oddio, cosa ho fatto? Ops. Problema tecnico, fa niente. Lasciamolo lì. Lasciamolo lì. Così, oddio, ops. Non mi aspettavo neanche questa cosa. Ho fatto un casino epico, proprio. E nulla. Vabbè, bruttissimo. Perché queste trappole non le conosco. Le ho testate un paio, ma non tutte. Ok, quindi in teoria questi, da quelli che ho provato, se ci vanno sopra le persone, cadono. E rimangono intrappolate lì. Il problema è che ci vanno a finire i miei, secondo me. In questo modo. Quindi non vorrei metterne troppe. Ok, poi facciamo così. Così che i personaggi siano costretti a passare sopra le spine. Mamma mia, qua ci mettiamo anche tutto questo. Così, sì, troppo magari. Mi sa che sto esagerando con le robe. Vediamo un pochino. Ok. Poi altro di questo. E vediamo un po' come fare. Questo possiamo metterlo anche di qua. E poi... Fa male? Sì, fa male decisamente. È vero! Posso far sì che chi cade qui dentro poi si prende il filo spinato. E muore, sicuramente. Ok, il problema è che, come ho già detto 30 volte, secondo me ci finiscono i miei soldati, sai. Un, due, e to, una sabbia mobile a caso. Ora, è tutto sparso, ho messo le cose malissimo. Metterò un po' di filo spinato qui, in mezzo. Vediamo un po', olè, così che ci finiranno i miei soldati, ovviamente. Semplice, non può andare diversamente. Togliamo queste cose che ho fatto proprio una schifezza qui, inutile proprio. E cerchiamo di mettere un po' meglio le cose, con più intelligenza. Tipo, guarda qua, queste le spostiamo così. Ok. E vedete, anche lui ha avuto la stessa idea. Le punte le mette da quel lato lì. Così che i suoi non ci vanno, ma ci vanno i miei. Ok. Qua ne ho messo troppi, quindi ne togliamo un po'. Ok, più o meno c'ho un'idea. Quando ci sarà la battaglia totale... si spingeranno un po' verso i muri e quindi ne metto ai muri, perché tanto loro non ci dovrebbero andare lì. Però quando ci sarà lo scontro, tutti si scontreranno appunto e qualcuno andrà contro le pareti, spero. Ok, più o meno io ho messo tutto, direi. Tu stai finendo di mettere il filo spinato e ci siamo quasi. Allora, esercito dei cloni di Cerofi, la battaglia è imminente, però sono sicuro che voi ce la farete. Ho molta fiducia in voi, eh? Ok, in realtà sono degli scemi questi qui, hanno il cervello di un topo morto, probabilmente. Secondo me si schianteranno qui e moriranno tutti quanti. Ma no, non è vero, dai, ho fiducia in te. Puoi farcela. Oh, ma io non avevo pensato a una cosa. Possiamo dei cretini tutti e due, guarda, stiamo limitando il passaggio del nostro esercito. Lo so. È a posto. Il problema è quello. Secondo me muoiono tutti i nostri... Ognuno uccide i propri, insomma. Ma il bello è che se tu hai notato, io ho fatto una cosa più a cuneo. Quindi questa parte qua a me non è che dovrebbe essere tanto intatta. Mi preoccupo per il tuo esercito che è un po' più, come si dice, a rettangolo. E quindi il tuo, secondo me, veramente ci va tutto su tutte le tue, eh.
Non te li hai messe molto bene le trappole, secondo me, però Loro sono. veramente limita. Sì, Cioè, loro ma sono un guarda po' qua, per scemi. esempio, guarda, il soldato davanti, no? Clicca qua, fa il soldato dietro, l'ammazza. È vero, non ci avevo pensato. Però, Qui davanti abbiamo l'esercito di Ant-Master, tantissimi guerrieri prodigiosi pronti a combattere per il loro padrone, l'Ant-Master titano e l'Ant-Master che sta raccontando questo mucchio di balle. Poi, dall'altra parte, c'è Aspetta, lo dico l'esercito di io. Celofi. Vai, lo Qua dico te, invece c'è dillo il te. fantastico esercito di Celofi. Sono tutti buttati completamente a caso. E dei tuoi sono tutti belli e ordinati. Però, anche se sono stupidi, loro sono sicuri che ce la faranno nel profondo Sono del sicuro loro che ce la cuore. farà. Allora, è vero, in effetti il tuo sei stato un po' disordinato, leggermente, mentre io ho ordinatissimo. Allora, Troppo. ti posso dire la mia idea di attacco, tanto ormai non possiamo più cambiare. Dimmi pure la Sì, prima, sì. te, la tua idea. Dimmi la tua idea prima. È che loro partono e attaccano, Ah, così a semplice. caso, perfetto. No, Detto, però invece io, aspetta, è un pochino più complicato. invece penso un po' a te. Ma aspetta, nelle torri sai che ci devono essere le scale, no? Giusto? Ah, già è vero. Non ci Ladder. avevo pensato a questo piccolo particolare, in Sì. effetti. Quindi aspettate che cerchiamo le stairs e le mettiamo. No, io ho messo le Giusto? ladder. Dovrebbero salire anche da Eh quelle, sì, ho sbagliato, volevo dire ladder. Qua secondo me, qua ti freghi, sai. Secondo me il mio esercito almeno ha, come si dice, uno schieramento che ha un'utilità, cioè, capito? Non è messo a caso, eh? come Ma dicevi anche i tu. miei più o meno hanno un'utilità, anche se non si vede perché sono No, tutti non è mischiati. utilità, ho sbagliato parola, nel senso, tutti sono utili, però tu l'hai messo un po' a caso, capito? No, in Cioè, realtà c'è capito? un po' una logica. Al centro ci Una sono i logica. ragni che salteranno in avanti. Davanti ci Ah, sono perché questi qua che parte fanno da qui. scudo, che sono belli potenti. Sì, E in fondo sì, ci lo sono so. gli arcieri che sparano. Io ti mostro In invece qua. teoria. Qua al lato ho messo 8 ragni in totale, quindi i ragni credo di essermi veramente limitato proprio ai lati. Poi ho fatto queste 2 torri con gli arcieri e attorno arcieri. Poi qua possiamo vedere tantissimi con la daga, tantissimi con la spada normale, ma anche se vedi tutta questa linea di cui adesso non vedo niente, possiamo, Ah, sono cioè, arcieri. sono arcieri, sono arcieri. Ok. E poi qua daga dentro. Le spade un po' più quelle più potenti e poi c'è la punta di diamante, se così possiamo dire, che sono veramente i tank assurdi. Va Secondo bene. a parte, secondo me vincerò io, ma per una questione di strategia, secondo te? Secondo me schiattano tutti prima di arrivare agli altri. Secondo me c'è questa possibilità da tenere sotto controllo. Selofi, quando vuoi puoi iniziare la battaglia Ok. proprio quando vuoi, Sì. Che ok? Vai, vai. la guerra dei cloni abbia Abbia inizio. inizio, vai, i miei stanno subito partendo. Eccoli. No, Ehi, i guarda miei lì, che sono. Ma disastro. i miei hanno superato il mio confine, Sì, sai? è vero. Mamma mia, guarda Oh che mio Dio! mucchio. Guarda Oh che mucchio, che smitragliamento. mio Dio! Guarda i numeri del danno! Cioè, Sì. non so se si rende conto. Oddio! Oh, uno dei tuoi è No, entrato. uno Sta. dei miei è caduto nella tua trappa! Uno Guarda, dei miei due eri. titani è morto! No, no, no! Ma guarda, Guarda, ma tu quanti sono arcieri ci hai entrati! I messo? tuoi sono Mentito! entrati, alcuni dei Oh tuoi. Ecco, no! Ma anche guarda nella tua sono trappola! morti. Guarda nella tua trappola quanti ce ne sono! Oddio, ha funzionato benissimo. Mamma Allora, mia, in l'ho realtà le proprio fatto queen stanno apposta, bene perché comunque in teoria si può attaccare anche dalle. Sì. Oddio, guarda i tuoi muovendo le stesse trappole! Ma guarda quante frecce che ci sono! Ok, è Oddio. una battaglia tra arcieri Eh sì, ormai praticamente. sì. Sono tutti finiti nei Allora, i buchi. titani stanno fermi. Io non mi spiego questo Sì. È motivo, però i titani stanno fermi. perché ho Cioè, messo che. guarda, se vedi, i miei adesso sono un po' di più qua, vedi, su questo fronte. Sì. Mentre gli arcieri si stanno avvicinando. Ma se gli arcieri si avvicinano troppo, sono nella Guarda lì pupa quante anche loro, sai. frecce. Ma poveretti, dai, li stiamo facendo ammazzare tutti qua. Guarda, da te sono lì in solo perché sono caduti in trappola. Non so se mi spiego, cioè. Facciamo uscire o li lasciamo lì in eterno? No, li lasciamo lì in eterno. Ok. No, ucciderli così, no, dai. No, Poi nel intendo. tunnel, capo, hai pensato di ucciderli, ma che mostro sei? No, no, io intendo di scavargli un buchetto. Gli spacchiamo un Ah, blocco di così riescono. Oh, un mio soldato è arrivato. È no, no. morto. Però scaviamo anche loro qua, è Sì, a inutile. entrambi dico. Vai, li Spacchiamo un facciamo. blocco. Uno. Vai, tu scavi Uno. 3, 3, 2, Ok. via. Vai, 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 Fatto. vai. Vai, vai, Dovrebbero ok. uscire. Eccoli, sono Perfetto. usciti. Credo. Allora, i Sì. miei qua sono in maggioranza. Qua sono in Eh sì, i maggioranza. poveri cloni Qua mi sa muoiono. che ti sei fregato. No, uno è morto dei miei. Ok. Cioè, che poi se tu vedi sono delle mitragliatrici gli Sì. arcieri. Non so se mi spiego. Però sì, Guarda, ok. i tuoi cominciano ad attaccare, no? Sì.
Guarda il titano! Oh, il titano! No! Vai, forzuti zelzini, vai, forza! Attaccate il titano! No, li sta massacrando, poverini! Guardate, ah, è morto, sì! Dai! Ok! Cioè, ma guarda il mio titano sì. È là tutto bello affollaiato, tutto... Swag, non fa niente, il tuo è a meno di metà vita! No, poverino! No, è morto! Quello lì sarà uno, un'anima di Codazzi in eterno! Allora... Sta schiattando. Guarda, i miei si sono messi qua. Ma sono troppo tattici. Ma guarda, è bello che non sono neanche tutti ad attaccare, perché alcuni stanno a rigenerare. E sta schiattando il mio. No. Così malamente. No, c'è morto. Ci sono ancora 30.000 arcieri. Storia sul titano. Bello. Cioè, è un qualcosa di fantastico comunque, Sì. Cioè... Guarda, poverino. Siamo ancora una dei miei tank. A te ti sono rimasti solo gli arcieri. Eh sì. Mentre a me mi sono rimasto, a me mi è rimasto un titano. No, anche di alcuni con forti. La spada. È solamente che se non li spingiamo un po' più in qua non attaccano. Già, purtroppo più di così non si muovono. Comunque è qualcosa di veramente fantastico, cioè. Non riescono neanche a beccarsi perché sono troppo distanti. Appunto. Boh. E direi che hai vinto te, basta. Cioè... incantati. Finiranno le frecce prima o poi o no? No. No, appunto, era questo il problema. E quindi dipende, raga, possiamo dare la vittoria ai veri masterini o ai veri creeper, oppure non so, possiamo decidere chi ha vinto secondo loro. Secondo me hai vinto te, cioè il tuo titano è intatto qui, bello tranquillo. Sì, se vuoi renderla sul titano ho vinto io, ma secondo me sull'esercito potresti ancora farci. No, in realtà c'ho tantissimi arcieri. Io, se tu vedi gli arcieri, ce li ho molti di più. Poi devi contare il titano che sciotta tutto, praticamente, quindi... avrei vinto io, in effetti. Sì. Vabbè ragazzi, quindi direi che possiamo concludere qui, è stata una battaglia epica, anche se è finita male per me. Complimenti a Antmaster, sì. Complimenti a te. Grazie. Sinceramente mi aspettavo questa vittoria, sai, ero convinto proprio 100%. No, scherzo, dai, sei stato bravo anche col posizionamento. Sì, la tua tecnica è stata molto più abile. A me mi chiamavano il stratega delle battaglie, proprio tantissimo. Okay. Sei caduto, ecco, perfetto, stratega. Stratega delle battaglie, per permettersi di cadere una volta. Ecco. Allora, quindi, di fare ciao a tutti! La...